maestro dell'occhio, innanzitutto volevo un commento da lei su questa iniziativa che unisce il gioco dell'otto ad RP Casting per provare e scovare dei nuovi talenti. Ma lì io sono arrivato alla fine, nel senso che sono iniziative preziose, utili, di scoprire, certamente noi ci inseriamo con la nostra esperienza e cerchiamo con la nostra sensibilità di non di fare delle scelte, ma di dare delle indicazioni, insomma, perché ripeto, io penso, ho visto una grande intelligenza, ho visto anche una grande maturità e una grande varietà di soggetti. Ripeto, fare l'attore è un'arte molto complicata, soprattutto molto dura, però è bello che questi attori si diano, cerchino tutte le occasioni, e questa è una, per sé un attore si deve far vedere, si deve far conoscere, insomma. Io personalmente poi è una doppia ricchezza, nel senso che spero che alcuni di loro di poterli rincrociare e di poter lavorare con loro. Ecco, lei prima ha detto che sconsiglia chiunque di fare il mestiere dell'attore. Sì, nel senso che ormai io ho una certa esperienza, è un lavoro durissimo, per cui ci vuole una passione grande, veramente grande, una resistenza, una tenacia e una dedizione. Cioè, chi ha vinto ha fatto proprio un lavoro anche diciamo, di messa in scena del proprio provino, che in qualche modo ha sorpreso tutti. Ecco un esempio di come quest'arte, se uno la fa semplicemente perché ha una bella faccia, semplicemente perché ha avuto l'occasione, lasci perdere, faccia dell'altro, insomma. Questo vale purtroppo per tanti attori televisivi improvvisati che non sanno recitare, ecco, che dicono le cose. Invece io credo che l'attore sia un anche come preparazione, come dedizione, come cultura, come formazione, sia una cosa molto molto seria. Ecco, se ci fosse, se c'è un consiglio che lei si sente di dare ai giovani attori che vorrebbero intraprendere il mestiere per come lo intende lei? No, io posso essere utile e l'attore può essere utile a me nel momento che si lavora insieme, allora si combinano due esperienze. Ma un consiglio così generico è quello che ho detto prima, insomma, però non serve a niente, perché poi siamo in una, proprio nella, in una cultura, in una civiltà dell'immagine, quindi è chiaro, la televisione è un'attrazione irresistibile, soltanto di avere l'intelligenza di capire se uno veramente ci vuole provare il successo, prima di tutto non è sicuro e poi obbliga non a dei compromessi che ti tolgono la dignità, no, assolutamente, ma a un grande lavoro. Grazie. Prego.